Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume decimo, capitolo primo, 9 novembre 1910. Trovandomi nel solito mio stato, stavo raccomandando al mio benedetto Gesù i tanti bisogni della Chiesa e Gesù mi ha detto: Figlia mia, le opere più sante fatte con fine umano sono come quei recipienti crepati che, menandosi dentro qualunque liquore, a poco scorre a terra e se si vanno a prendere quei recipienti nei bisogni si trovano vuoti. Ecco perché i figli della mia chiesa si sono ridotti a tale stato, perché nel loro operare tutto è fine umano, onde nei bisogni, nei pericoli, negli affronti si sono trovati vuoti di grazia e quindi debilitati, snervati e quasi accecati dallo spirito umano si danno agli eccessi. O quanto avrebbero dovuto vigilare i capi della Chiesa per non farmi essere lo zimbello e quasi il coperchio delle loro nefande azioni. È vero che ci sarebbe molto scandalo se si pentissero, ma mi sarebbe di minore offesa che coi tanti sacrilegi che commettono. Ahimè, è troppo duro il tollerarli. Prega, prega, figlia mia, che molte cose tristi stanno per uscire da dentro i figli della Chiesa. Ed è scomparso. Capitolo 2, 12 novembre 1910. Stavo pensando al benedetto Gesù quando portava la croce al Calvario, specie quando incontrò la Veronica che gli offrì
il pannolino per fare che rasciugasse il volto tutto grondante di sangue, e dicevo al mio amabile Gesù: Amore mio, Gesù, cuore del mio cuore, se la Veronica ti offrì il panno, io non già intendo offrirti i pannolini per asciugarvi il sangue, ma ti offro il mio cuore, il mio palpito continuo, tutto il mio amore, la mia piccola intelligenza, il respiro, la circolazione del sangue, i movimenti, tutto il mio essere ad asciugarvi il sangue, e non solo per asciugare il tuo volto, ma tutta la tua santissima umanità. Intendo disminuzzarmi in tanti pezzi quante sono le tue piaghe, i tuoi dolori, le tue amarezze, le gocce di sangue che spargi. Per mettere a tutte le tue sofferenze, dove il mio amore, dove un lenitivo, dove un bacio, dove una riparazione, dove un compatimento, dove un ringraziamento, eccetera. Non voglio che resti nessuna particella del mio essere, nessuna goccia del mio sangue che non si occupasse di te. E sai, Gesù, la ricompensa che voglio è che in tutte le più piccole particelle del mio essere mi imprimi, mi suggelli la tua immagine, acciocché trovandoti in tutto e dovunque possa moltiplicare il mio amore. E tanti altri spropositi che dicevo. Ora, avendo fatto la comunione, guardando in me stessa, vedevo in tutte le particelle del mio essere tutto intero Gesù dentro una fiamma. E questa fiamma diceva amore, e Gesù mi ha detto: Ecco contentata la mia figlia. In quanti modi si è data a me, in altrettanti e triplici modi mi sono donato a lei. Capitolo 3, 23 novembre 1910. Trovandomi nel solito mio stato, stavo pensando alla purità e come io a questa bella virtù non mi do nessun pensiero, né pro né contro. Mi pare che questo tasto della purità né lei molesta me né io mi do pensiero di lei. Onde dicevo tra me: Io stessa non so come mi trovo riguardo a questa virtù, ma non voglio impicciarmi, mi basta l'amore per tutto. E Gesù, riprendendo il mio dire, mi ha detto: Figlia mia, l'amore racchiude tutto, incatena tutto, dà vita a tutto, di tutto trionfa, tutto abbellisce, tutto arricchisce. Sicché la purità si contenta di non fare nessun atto, sguardo, pensiero, parola che non sia onesto, il resto tollera. Con questo l'anima non si riduce ad altro che ad acquistare la purità naturale. L'amore è geloso di tutto, anche del pensiero, del respiro, ancorché fosse onesto, tutto vuole per sé. E con ciò dà all'anima la purità non naturale, ma divina, e così di tutte le altre virtù. Sicché l'amore si può dire è pazienza, l'amore è obbedienza, è dolcezza, è fortezza, è pace, è tutto. Sicché tutte le virtù, se non hanno vita dall'amore, al più si possono chiamare virtù naturali, ma l'amore le cambia in virtù divine. Oh, che differenza fra le une e le altre! Le virtù naturali sono serve e le divine regine. Perciò per tutto ti basta l'amore. Bene, comincia oggi la meditazione sul decimo volume degli Scritti di Cielo, che è l'ultimo annoverabile in quello che è un po' il percorso preparatorio, ecco, della vita nella Divina Volontà, che dà anche il titolo a questa serie di meditazioni, appunto sui primi 10 volumi, che si chiamano Come ci si prepara a vivere nel Fiat Supremo. Dall'undicesimo volume, come è noto, Gesù comincia a cambiare passo, insomma, no? In maniera stabile e ordinaria, portando la sua figlia Luisa sempre più addentro ai misteri della vita, proprio nella Divina Volontà. E parlando sempre più di questo mondo, moltiplicando le conoscenze perché possano sempre di più aumentare i desideri, e questa sua creatura potesse sempre più e sempre meglio vivere sotto il regno celeste del Divin Volere. Ora, qui troviamo anzitutto il primo capitolo, dove di nuovo Gesù insiste sui fini umani con cui si possono fare anche le opere più sante. E tra l'altro, sia pur in termini non troppo espliciti, però allude a certe situazioni di lui chiama i figli della Chiesa. Ma parla anche di sacrilegi che commettono, quindi
e dice che è troppo duro il tollerarli. Molte cose tristi stanno per uscire da dentro i figli della Chiesa. Qui siamo nel 1910. Noi sappiamo che purtroppo tante brutte pentole sono state scoperte in tempi non lontani da noi, e ancora non abbiamo finito, quanto pare, no? E qui dice, sì, sarebbe molto scandalo. Qui il termine è se si penitenziassero, io leggendo ho corretto in se si pentissero, ma una possibile traduzione è anche se si castigassero, nel senso che se venissero alla luce per essere puniti. Ecco, penso che non sia difficile, insomma, comprendere come questo sembra una profezia molto, molto, molto adatta ai tempi che stiamo vivendo, tuttora non ne siamo ancora usciti come Chiesa. E questo ci fa anche comprendere, dando speranza, appunto, a come mai tante cose sono venute alla luce. Perché è meno danno lo scandalo che provocano, perché è comunque doveroso intercettarle e punirle, piuttosto che i danni che provocano se rimangono oscure, nascoste. E i sacrilegi indicibili, non solo sacrilegi, insomma, che verrebbero commessi, no? Quindi questo dà uno sguardo di luce e di speranza, ecco, anche sugli eventi maggiormente drammatici. Ecco. Io personalmente, fermo restando il fatto che certe cose non si sarebbero mai dovute, sono d'accordissimo con il Papa su questo, né vedere né sentire dentro la Chiesa, ma neanche una. Ma dato che purtroppo ci sono state, questi buboni vanno completamente estirpati. È inevitabile che per farlo si debba incorrere in quello che stiamo tuttora vivendo. Ma il fine con cui Dio opera è appunto la purificazione, la liberazione, ecco, il rinnovamento, ecco, della bellezza e dello splendore della Chiesa che possa rifulgere perfettamente nella santità almeno ordinaria, ecco, di tutti quanti i suoi membri. Ora, qui in questo capitoletto, però, c'è una spia, certamente che gli scandali non sono semplicemente opere buone fatte con fini umani, ma sono opere sataniche fatte con fini cattivi, d'accordo? Quindi stiamo su un livello differente, però dal momento che i percorsi che portano al male sono come quelli che portano al bene, sono percorsi non sempre improvvisi e che avvengono tutto d'un colpo, ma sono graduali. Ecco, la prima porta che dà certamente vita alla umana volontà e che rende prive di alcun valore dinanzi al Signore anche le opere sante è il fine umano. Il fine umano l'abbiamo visto tantissime volte. Fine umano può essere ricercare la stima del prossimo, ricercare, come dice Gesù nel Vangelo, no? Il contraccambio. Dice, quando fai un banchetto, non invitare i ricchi che perché con la segreta scusa che ti possano contraccambiare, invita chi non ti possa contraccambiare, ne avrai lode presso il cielo, no? Quindi la stima, e il ricambio, l'affetto. Io posso fare una cosa per comprarmi l'affetto delle persone che per me sono significative. E il risparmiarmi eventuali persecuzioni dovute alla fedeltà al Vangelo, quando uno agisce per viltà o per paura, omette per esempio di dire una verità perché teme che questo lo rende impopolare, anche se, nel dire la verità, non dobbiamo mai dimenticare che bisogna sempre osservare la legge della carità, il tempo, il modo opportuno, ma la verità comunque va detta a tempo, in modo opportuno, in forma opportuna, sedi opportune, eccetera. E se io agissi con fini umani, quindi magari trincerandomi dietro un malinteso senso di prudenza, sarebbe cosa negativa. Come cosa negativa al contrario, quando uno, in nome della
verità e quindi sotto la scusa dello zelo, ecco, parla a tempo, forma e modo inopportuno, distrugge, critica, fa polemica, insomma, e manca sotto l'altro punto di vista. Si può agire, ecco, a fini idolatrici nei confronti di una persona, si può agire per il proprio tornaconto personale. Qui ognuno deve pensare alle cose proprie, no? Anche i ministri di Dio devono fare l'esame di coscienza su queste cose, no? E come celebri, perché celebri, come amministri i sacramenti, perché amministri i sacramenti. Noi dobbiamo sempre fare attenzione a andarci a chiedere i fini, pure le opere per essere guardati, no? Per essere ammirati, quelle di cui parla Gesù nel Vangelo. E a volte non è semplicemente necessario, ecco, dirlo esplicitamente, no? Ma per esempio desiderare che una cosa sia conosciuta. Ho fatto un'elemosina, non dico niente, però ho la sottile desiderio nel cuore che venga risaputo e così tutti quanti vedono quanto sono bravo e munificente, magnificente, no? Tutte queste cose davanti agli occhi di Dio valgono zero. Certamente, come insegna San Tommaso, quando si tratta di un bene oggettivo, anche fatto con fine umano, Dio lo ricompensa, dice San Tommaso, con però beni temporali. Quindi con la salute, con il benessere, che ne so, con l'assenza di malattie o cose di questo genere. Ma non con i beni eterni, perché una cosa ha valore presso Dio, come poi Gesù spiega, tanto quanto il fine da cui è mossa è la carità, l'amore, cioè il desiderio di piacere a Dio solo, di servire Dio solo, di amare Dio solo e di edificare e fare del bene al prossimo, ma sempre per amore di Dio, non per ragioni filantropiche. Una persona che fa del bene al prossimo per ragioni meramente filantropiche, certo che fa del bene, il Signore non può disapprovare quel bene che viene fatto, no? Ecco, ma avrà ricompense temporali, terrene per questo bene fatto. Una madre Teresa di Calcutta che fa quello che ha fatto, ovviamente per ragioni del tutto soprannaturali, servire appunto Cristo anche negli ultimi, nei più poveri dei poveri, è chiaro che ha ricompense soprannaturali. Quindi questo è un punto dove Gesù torna, 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 torna in continuazione, no? Significa che fuori di metafora ti sta dicendo, guarda figlio mio, se vuoi entrare nella vita, nella divina volontà, devi imparare a fare attenzione ai fini delle tue azioni, a farci l'esame di coscienza. Non basta dire non c'è niente di male, trinserarsi dietro una cosa oggettivamente buona, ma mi devo chiedere sempre perché e per chi l'ho fatta, imparando a dirmi la verità. Io da sacerdote posso testimoniare, insomma, che non è affatto da dare per scontato che si agisca per fini retti e soprannaturali nelle azioni che si fanno. E posso dare una testimonianza perché lo so, insomma, no? Ecco, nel secondo capitolo abbiamo invece un esempio di amore stupendo nei confronti di Gesù. Sentendo quelle parole di Luisa, il pensiero che deve nascere è: io ho mai fatto una preghiera di questo genere? Senza leggerla. D'accordo? Senza leggerla nelle ore della Passione, negli scritti della Divina Volontà ci sono delle preghiere meravigliose, no? Quindi, l'ho mai fatto una preghiera di questo genere a Gesù? Quindi, sto contemplando la Veronica che gli asciuga le piaghe, gli asciuga il volto, e qui c'è proprio tutto quanto il cuore di Luisa, no? Fa capire anche quello che poi Gesù le dice dopo, ma quali problemi con la purezza può avere un'anima che ama in questo modo il Signore? Cioè, impossibile, d'accordo? Ecco. Tutte queste cose che dice, intendo sminuzzarmi in tanti pezzi quante sono le tue piaghe, non voglio che resti nessuna particella del mio essere, nessuna goccia del mio sangue che non si occupasse di te. Questi non sono, come dire, pii pensieri di un'anima
come dire, bigotta, qualcuno potrebbe anche dire, no? Di un'anima devozionale, affettiva, quindi definendo dispregiativamente un tale modo. Queste cose, tra l'altro, se fatte nella divina volontà, non, queste cose arrivano a Gesù. Gesù le percepisce, le sente, le vive. E fusi nel divin volere, queste non soltanto le vive nell'attimo presente, quando noi stiamo facendo questa preghiera, noi siamo, fino a quando siamo in questo mondo, per quanto riguarda la nostra natura umana, strettamente vincolati all'attimo presente. Non abbiamo né la possibilità di andare indietro né di andare avanti, ma fondendoci col divin volere noi siamo attualmente presenti, quando vogliamo, con il momento in cui Gesù sta per essere asciugato dalla Veronica. E questo scorre nell'eternità di Dio come perennemente attuale. Per cui fare quel gesto, questo ricordiamolo sempre, anche quando si fanno le ore della Passione, significa che Gesù lo sta sentendo. Come se, e noi usiamo come se perché siamo nel tempo, tu ti trovassi nel momento storico in cui Gesù ha vissuto questa cosa a compiere quell'atto. Perché quando durante l'ora della Passione dice, Gesù si dice, si guarda intorno, non c'è nessuno che mi consola, ci viene spontaneo dirgli, no, come non c'è nessuno, ci sono io, e poi cominciare a dare forma, colore, contenuto a questa frase con quello che ti dice il tuo cuore. Questi, lui se li chiama gli sproloqui, no? Questi modi di esprimersi e di rivolgersi a Gesù sono i modi propri, personali di Luisa. Una persona diversa da Luisa direbbe delle cose simili, ma non direbbe esattamente le stesse cose. Lo direbbe poi con una passione differente, con una partecipazione differente. Ma se lo ama Gesù, è chiaro che qualcosa glielo dice, per forza. D'accordo? L'amore non può rimanere inerte o gelato. Se rimane inerte e gelato vuol dire che l'amore non c'è o ce n'è troppo poco. E quindi dobbiamo fare un passo indietro, chiederci come mai c'è troppo poco amore di Gesù e anzitutto andarci a mettere un pochino al sole, perché quando si sta al sole dell'amore di Gesù è impossibile non abbronzarsi, quindi è impossibile che uno non si innamori di lui. Ma anche vedere se per esempio l'agire con fini completamente umani, sempre, rende l'anima un pezzo di ghiaccio, cioè non fa crescere nella carità, perché vuol dire che ci sono mille attaccamenti a cose, a creature, che ti distolgono dall'amore di Gesù. E quindi rimani tiepido o freddo nei suoi confronti. E come Gesù spiega dopo, è solo questo che dà valore a tutta, valore e forma soprannaturale a tutte quante le virtù. Questa cosa la diceva San Tommaso d'Aquino in termini teologici, cioè che la carità dà forma e valore a tutte le virtù, valore soprannaturale a tutte quante le virtù. E senza la carità Dio non guarda niente. La carità, cioè, ricordiamo l'inno alla carità, no? Qui Gesù di fatto lo cita. Quel pezzo della prima lettera ai Corinzi, che è uno dei passi più belli dell'Antico Testamento, il capitolo 13, no? Come comincia? La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia. Cosa sta dicendo? Che la pazienza è amore, giusto? La carità è paziente. Cosa ha detto qui Gesù? Sicché l'amore si può dire pazienza, l'amore è obbedienza, l'amore è dolcezza. Più avanti San Paolo dice la carità non si adire. Non manca di rispetto, è fortezza, è pace, è tutto. Una persona che ama sinceramente Gesù, quindi non semplicemente a livello sentimentale e devozionale, perché poi Gesù dice: ma se questo diventa sentimentalismo e devozionalismo non conta niente, io non posso, perché purtroppo il cuore dell'uomo se ne mette tutti i colori. Fare una preghiera tutta quanta fervorosa e devota a Gesù, poi esco e vedo una persona che mi sta antipatica e giro gli occhi dall'altra parte. Ecco, quell'amore è falso anche verso Gesù, Perché se tu hai un amore autentico verso Gesù e sai che Gesù ti dice: se mi amate, osservate i miei comandamenti, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non può essere che tu fai un panegirico d'amore a Gesù e poi
esci fuori e trovi una persona antipatica, ti giri dall'altra parte. C'è qualcosa che non va. D'accordo? Quindi si sta scadendo forse nel sentimentalismo e nel devozionalismo, ma quando l'amore è autentico, quindi quella preghiera che Luisa ha fatto è espressione di un cuore veramente innamorato, è chiaro che la purezza, cioè la purezza è quanto di l'impurità è quanto, cioè, di più refrattario, perché l'impurità, come dire, giunge all'amore disordinato, per esempio, pensiamo ai peccati impuri che si fanno con il prossimo, che sono la maggioranza, insomma, no? Perché quelli sono, ci stanno quelli e quelli solitari, quindi si distinguono in queste due grandi categorie. Se io faccio un atto impuro con il prossimo, vuol dire non soltanto che sto amando la creatura con affetto disordinato, no? Ecco, quindi mettendola prima del nostro Signore, il che già è difetto, anche se non commetto, ma che giungo fino al punto da trasgredire volontariamente la legge di Dio per godermi una cosa che mi piace in materia grave, d'accordo? Quindi altro che amore, insomma, no? Stiamo proprio sui fronti opposti. Ma ti pare che un'anima che ama Gesù, cioè, quindi questo significa. Per noi, per un cattolico che deve avere la fede, con un peccato mortale tu ricrocifiggi Gesù, perdi la grazia, insomma, il peccato mortale è una cosa, è una mostruosità orribile, d'accordo? Che un'anima non è che, no, che non la fa perché ha paura dell'inferno, d'accordo? O per altre motivazioni, ma un'anima che ama Gesù, ma gli verrebbe perché, attenzione, come l'atto d'amore di Gesù travalica i confini del tempo e della storia, così tutti i nostri peccati, questo anche dobbiamo mettercelo bene in testa, erano attualmente presenti durante la vita terrena e la passione di Gesù, causandogli dolori perché potessero essere tolti. Quindi chi è che andrebbe a sputare in faccia a Gesù volontariamente se lo ama? Ma se tu fai un peccato di lussuria, gli dai un colpo di flagello oppure gli dai uno sputo in faccia a Gesù. Questo non è una metafora, questo è così, anche se noi non ce ne rendiamo conto. D'accordo? Perché la pazienza è amore? Perché io sono paziente? Sono paziente per amore di Gesù, perché a Gesù piace la pazienza, perché Gesù ci ha dato un esempio di pazienza infinita anche durante le sofferenze. E quindi se so che una cosa piace a Gesù e lui si compiace che io mi comporto pazientemente, ma è chiaro che sarò paziente se sono innamorato e quindi se vivo l'amore. L'amore è obbedienza? Ma chi? Ma Gesù chi è? Obbediente fino alla morte di croce, ci dice San Paolo nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi, nell'inno alla kenosi cosiddetto. E ti pare che io non sarò obbediente a Dio e a tutti quanti i legittimi superiori, termine che oggi non si può usare perché fa subito saltare dalla sedia, no? Io che sono un prete, il vescovo, il papa, chi c'era, il direttore spirituale, il marito per le mogli, figuriamoci, le leggi giuste dello Stato, i governanti, le autorità. I cristiani lezioni di ubbidienza non la prendono da nessuno quando sono autenticamente tali, ma danno sempre esempio di obbedienza. Dolcezza, l'amore. Imparate da me che sono mite ed umile di cuore, ha detto Gesù, no? Come faccio io ad amare Gesù e ad avere dei modi contrari alla dolcezza, quando lui era la mitezza stessa, la bontà stessa? L'amore rende simili, no? Si dice anche nel proverbio latino che simile scum similibus, cioè come faccio io ad essere innamorato di Gesù e poi ad essere iracondo, collerico, sprezzante, polemico, maldicente, eccetera. Quindi il problema è vedere come sta il nostro amore. Ecco perché questo paragrafetto viene subito dopo, a mio avviso non a caso, quello precedente dove c'era stato, come dire, veramente un exploit d'amore del cuore di quest'anima, no? E dice Gesù, e concludiamo con queste considerazioni: l'amore è geloso di tutto, anche del pensiero, del respiro, ancorché fosse onesto. Tutto vuole per sé
e con ciò dà all'anima la purità non naturale ma divina. Attenzione, la purezza non è soltanto un fatto esteriore. Gesù nel Vangelo dice: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Chi è il puro di cuore? Non soltanto colui che ama la purezza anzitutto come valore e come ideale, no? Non è che la pratica obtorto collo per forza come se fosse un condannato a morte, ma quindi ha interiorizzato il valore, la ama, la difende. Non è solo questo, la purezza del cuore è la capacità di agire sempre e solo per amore di Gesù, cioè perché nel cuore si trovano i fini, le intenzioni. Egli metterà a nudo l'intenzione dei cuori, si legge nella scrittura, no? E quindi un cuore puro è un cuore che dice solo per amore di Gesù. E allora, cosa significa l'amore geloso di tutto, anche del pensiero? Vuol dire che in un orizzonte di amore pieno verso il Signore, neanche un pensiero deve essere fatto che non sia motivato dall'amore di Gesù. Neanche un respiro. Questa è la quintessenza della vita della Divina Volontà, che è vita fondamentalmente di amore, no? Quindi l'esercizio dell'amore, che poi è un esercizio entro certi limiti, perché quando la fiamma è accesa, la fiamma brucia. Certo, poi deve essere alimentata e noi dobbiamo alimentare la fiamma del nostro amore, no? È chiaro che se una persona non va mai davanti al Santissimo Sacramento, non prega, non si nutre dell'Eucaristia, è chiaro che quell'amore si estinguerà, per questo che Gesù ha stabilito i sacramenti, la preghiera, eccetera, eccetera. Però, quando l'amore è vivo, tutto questo lo si comincia a vivere senza troppa fatica, con una certa naturalezza, perché segue. E quando le virtù ci fanno fatica, vuol dire, facendo uno step indietro, molta fatica vuol dire poco amore. Di questo io non smetterò mai di ricordare, oggi è mercoledì tra l'altro, ecco, mi si perdoni se faccio riferimento a un'apparizione non ancora riconosciuta dalla Chiesa, che è Medjugorje, ma quando tutti sanno, insomma, più o meno che la Madonna di Medjugorje ha chiesto di digiunare a pane e acqua il mercoledì e il venerdì, e tutte le obiezioni che gli venivano fatte, cioè, ma è troppo fatica, mi viene mal di testa, mi viene questo, mi viene quell'altro, la Madonna dice: no, non è questo il problema, il problema è che non c'è amore. Perché, cioè, se uno ama la Madonna e crede, cioè, certamente non è obbligato a credere a un'apparizione non ancora riconosciuta, no, però se uno ama la Madonna e crede che la Madonna umilmente sta chiedendo, perché le servono per i suoi fini, questo gesto di penitenza ai suoi figli, ma se uno ama autenticamente la Madonna, possono avere 100 miliardi di mal di testa, ma io questa cosa la faccio. Ed è l'amore che mi fa superare il mal di testa. Anzi, quasi quasi addirittura mi rende pure contento, perché così ti posso pure dimostrare che ti amo veramente soffrendo un po' per fare una cosa che ti piace. È chiaro che se questo non c'è, è un tormento, è un incubo, è una cosa orribile, è terrificante, se uno può, evita. Ma anche questo è una dimostrazione indiretta di come è solo l'amore che rende tutto divino e rende anche tutto, sotto certi aspetti, divinamente accessibile e facile.
Bene, Santa Vergine Maria, iniziamo questo decimo capitolo, ecco, sotto il segno dell'amore e sotto proprio il contrasto stridente che c'è tra l'agire per amore di Gesù e l'agire per fini umani. Ecco, aiutaci innanzitutto a entrare sempre dentro i nostri cuori per fare verità, sinceramente davanti a noi stessi e poi davanti a Dio. E di crescere sempre di più nell'amore di Gesù. Se ci troviamo tiepidi o freddi, ecco, di moltiplicare, ecco, le possibilità di stare, ecco, ad abbronzarsi al sole di fuoco, ecco, del suo amore, per poterne essere conquistati e quindi innamorarci a nostra volta e ricambiare con il ricambio d'amore che lui cerca, desidera e vuole, dalle sue creature che noi siamo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.